Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo test mode. Continua la rubrica vecchi ma buoni. Oggi sono qua a presentarvi questa bellissima Bossini R100. Potete ben notare, è una botte bella vecchiotta, infatti notate le scritte, queste qua vedete. Mentre queste sono molto più moderne, sono nere con una cornice attorno, insomma sono molto più elaborate. Mentre questa qua appunto è un vecchio modello che devo dire è fatto veramente molto bene. La Bossini si trova a Carpendolo, provincia di Brescia, costruiscono botti da 2 a 4 assi e anche dumper, quindi un'azienda che produce un po' di tutto per quanto riguarda il trasporto di coime, anche il trasporto di raccolta e tante altre cose. Quindi insomma un'azienda italiana, ecco. E questo qua è una delle loro vecchie creazioni che sono state appunto rimpiazzate da modelli più recenti con standard, diciamo, di costruzione differenti e tutto quanto. Comunque è fatta veramente molto bene, so di dettagli. L'autore è un certo Andrea Molding, anche se nell'XML non ho trovato niente, ho trovato solamente il nome Risicoltori Pazzi e Vitali. Quindi teoricamente è una conversione adattata poi al 19 con i permessi, spero, perché devo dire che ha fatto veramente molto bene, non so che i dettagli, basta vedere un attimino anche da distante tutte quante le canete idrauliche. Modo disponibile ovviamente solo per PC, perché appunto è un sacco dettagliata, quindi appunto lì su console avrò un sacco di limiti, non possono avere tot cose, la moda deve essere i 8 poligoni, non avere molto script, queste cose qua, infatti, appunto, la trovate solamente in un link che metterò in descrizione, come sempre. Andate nella sezione botti e eccola qua, ci sono due versioni, c'è la versione normale e la versione invece con la Manual System, che in poche parole vi permette di utilizzare un tubo per ricaricare la botte, come fareste nella realtà, in poche parole, ecco. Colori principali, potete scegliere questo classico marrone terracotta, rosso terracotta, come potete chiamarlo, oppure c'è un bordeaux. Poi c'è un arancione, un beige, azzurro, celeste, blu, eccetera, eccetera. Che non so se siano colori, diciamo, che potevano essere messe su questi modelli qua. So che Bossini ha questa colorazione qua, però non so se sia personalizzabile come uno vuole. Anche se credo di sì, sinceramente. Mi viene a pensare che forse questi qua sono i colori che vengono forniti di base dall'azienda, perché molto spesso alcune mode seguono anche appunto le colorazioni. Infatti questo qua sarebbe il modello quello più vecchio. Come vedete c'è anche la versione con i cerchioni grigi. Potete avere il ventaglio, il getto a sinistra, destra, oppure anche la lancia che vi permette di sparare il tutto a una lunghezza veramente molto mostruosa. Oppure ecco così, normale. Vedete che infatti cambia anche il valore qua della larghezza di lavoro, quindi bene, almeno quello, così almeno uno può sapere esattamente quanto può, diciamo, gettare. È diventato 4 metri, 3 metri 8, però a 7 metri conviene usare il ventaglio. Il kit è 100 cavalli, quindi anche una botte molto tranquilla. Poi volete utilizzare mezzi un po' più grossi, fatelo pure tranquillamente. Come avete un sacco di scelte, avete queste Aeolus, poi avete le Bendermacht, potete anche averle così o così. Avete una passola di roba veramente bestia. Poi avete le BKT. Vedete, un po' più grandi, più piccole, con diverse forme della gomma. Cioè, avete. Madonna, quante cacchio sono? Sono una marea. Mentre poi c'è le continue, avete solamente queste qua. Oppure ci sono le Michelin, Mitas, Nokian, Prestein. Anche qua avete una quintalata di roba. Cioè, qua prendete più tempo a scegliere le gomme che il resto. Vedete, qua ci sono gli adesivi vecchi bianchi, oppure avete la versione rossa, o la versione appunto questa qua più moderna con la scritta FB in rosso e poi Bossini con sfondo nero. Peccato non si possa neanche personalizzare, magari che ne so, le robe dietro, ma questo qua è il vecchio modello, quindi solo quelli nuovi potete fare queste cose qua. Poi avete tipo di Gardano, avete Bondioli e Pavesi, Y1, vedete questa versione qua, poi c'è questa. Avete un sacco di scelta, roba proprio mostruosa. Carina, devo dire, come cosa. Molto bello poter personalizzare la propria botte in base a, che ne so, al trattore che usate o semplicemente ai vostri gusti in fatto di verniciatura. Vediamo un attimino la mod più da vicino. Abbiamo dei tubi idraulici qua per comandare varie cose. Ad esempio qua c'è la proboscide per pescare dove ci sono le vasche, quelle interrate. Inclinare il tubo, allungare la proboscide. Poi ci sono le varie saracinesche per caricare la botte, il ventaglio, poi ci sono anche i freni ad aria, poi c'è anche in teoria anche gli assali indipendenti, credo, già da quei tempi là. Poi
Ecco, non so di che anno sia, comunque penso anni 90, sicuramente, ecco. Anche la sterzata sull'asse posteriore, a sali dipendenti, come potete vedere c'è una struttura qua, una specie di blocco, dove poi appunto le ruote si regolano in base alla pendenza, ecco. Allora, quanti tubi, i vari distributori idraulici per comandare varie parti. Questo in teoria è per la sala cinesca, credo. Penso sia quello, forse non ne ho idea, sinceramente. Su certe botte arriva addirittura fino a dietro e aprite la sala cinesca. Però in questo caso qua, essendo idraulica, non credo che serva a niente, solamente estetica, ma comunque devo dire che è figo. Vediamo di provare un attimino a testare, vedere tutte quante le varie parti come si comportano. Allora, qui, vabbè, Z è perché ho messo la Manure System, anche se questa botte qua al momento non la supporta. Vediamo di caricare un attimino appunto la botte. Intanto la proviamo anche in campo. Intanto tasto sinistro su e giù per alzare e abbassare la parte principale, cioè la proboscide. Destra e sinistra per inclinare verso il braccio, vedete così. Oppure potete premere, vedo, vediamo un attimino, se ci penso, un qualcosa per cambiare. Tipo un tasto G. Sì, ok, perfetto. Che però non viene menzionato perché teoricamente c'è un colpito di modo come al solito, quindi bene. Potete poi fare con il tasto rotina centrale premuta, andate a destra e sinistra. Oh, figo, potete alzare e abbassare questo supporto a tutti quanti i distributori idraulici per comandare la botte comodamente dalla cabina. Praticamente aprite il portone posteriore e premete, alzate e abbassate le leve in base a cosa dovete fare, quindi bello, mi piace. Destra, sinistra, poi tasto destra e sinistra premuto insieme, potete ad esempio, vedete, oh, bello, addirittura anche allungare ad accorciare il supporto qua per andare comodi senza star lì a uscire fuori dalla cabina totalmente, provate a capottarvi, mettete ancora G e vedete qua che c'è la lancia che non ho inserito, ma comunque diciamo che su e giù serve per comandarla, quindi fa andare destra e sinistra, ecco. Non c'è altro tasto, quindi penso solamente per quello, non penso si possa alzare o abbassare visto che mi pare che sia fissa. Mentre qui potete comandare ancora una volta la proboscide, vedete così, così. Non si può allungare, basta solamente andare così, dopodiché aprire così il tubo e poi calare giù. E voilà. E così poi ricaricate, sì, ma non in maniera così violenta. Notate anche gli assali che si sono mossi perché mi sono un attimino alzato con la botte, facendo un po' di confusione con i tasti. Lo devo fare così. Allora, verso l'alto, allora destra e poi verso il basso con il mouse per chiudere qua sulla proboscide. Un attimino appunto alla questione degli assali indipendenti. Guardate che roba. Ah, che roba. Aspettate, c'è l'erba in mezzo alle balle. Ok, sì, si nota, ovviamente a sali sterzanti. E adesso vediamo di spargere un po' di liquame. Guardate che di bel gettone. Fatto per bene per smerdare 4 metri. Però fatta molto bene, devo dire. Molto bella perché può interagire con le varie parti. Non è solamente un, che ne so, abbassa la proboscide e basta. Qui puoi interagire ad esempio, appunto, come avete visto prima, con tutto il sistema di distributori idraulici per comandare la botte, che non è in cabina ma è direttamente, li vedete, lì dietro. E voi semplicemente comandate tutto quanto tramite i vostri distributori idraulici, che sono questi qua, cioè gli attacchi più che altro. E carina. Ovviamente l'autore che ha fatto questa bellissima mod, meglio forse l'ha convertita e sistemata, non so niente purtroppo, quindi posso anche avere una boiata, ma comunque mi piace molto. Quindi se vi interessa, avete trovato un'azienda che volete utilizzare mezzi di una certa età, direi che questa botte qua è perfettissima. Come sempre, occhio a non mettere troppo mod, altrimenti potrebbe creare conflitti, lei o qualsiasi altro mod, quindi purtroppo a volte succede. Quindi niente, semplicemente complimenti, veramente una figata, mi piace un sacco. Molto bella, se vuoi metterlo paravi ma cosa fa? Boh, perfetto, funziona perfettamente. Quindi ecco niente, la mod è pubblica, trovate in giro, trovate il link in descrizione come sempre.
Spero che l'autore si faccia vivo, giusto per darmi qualche informazione, magari su qualche suo recapito social, giusto per condividere con voi qualche suo, magari altro lavoro, dato che non so niente di lui, non so neanche se abbia un contatto, quindi spererei che lo facesse. Quindi mi raccomando, fate girare il video, così almeno forse questa persona qua si farà viva nei commenti. E ciao al prossimo video, ciao ciao!